Per il recupero di campionato si affrontano il Cesena Primavera ed il Brescia, gara molto importante soprattutto per i padroni di casa alla ricerca di punti preziosi, alla caccia del Novara, primo in classifica, prima emozione del match che arriva in apertura con il Brescia che ha la possibilità di portarsi in vantaggio, azione in solitaria di Verde, fa tutto bene e poi c'entra il palo alla destra di Saro. Nulla di fatto per il Brescia, risponde il Cesena all'ottavo minuto, fa tutto da solo Urso, salta un paio di avversari nel dribbling, entra in area, calcia con il sinistro, palla sul fondo. Al tredicesimo ancora Urso protagonista, la finta sul diretto avversario, poi punta la difesa, serve Nanni sulla destra, defilato la deviazione, palla sul fondo, poi ancora Cesena, sempre con Urso, il pallone allargato sulla corsia di sinistra per Ingrosso, il cross al centro va a raccogliere lo stesso Urso che non trova però il pallone sul secondo palo. Qualche istante più tardi ancora Ingrosso sulla sinistra, ancora protagonista Urso, il pallone arriva al centro, il tiro di prima intenzione da parte del numero 10, il capitano del Cesena, la parata di Botti. Sul calcio punizione al 25esimo ci prova Andiaie, il pallone centra traversa, poi la deviazione da parte del portiere e poi il Cesena non riesce a correggere in rete, nulla di fatto, risultato che rimane inchiodato sullo 0-0, ci prova anche il Brescia su calcio di punizione, bravo Saro a deviare in calcio d'angolo. Nelle finali del primo tempo ancora il Brescia pericoloso, sempre protagonista il numero 1 del Cesena e qui si oppone di piede ed evita la rete degli ospiti. Nelle finali del primo tempo ancora il Cesena con Militari, il tiro della distanza e palla sul fondo. Ad inizio ripresa, al terzo minuto, arriva il gol del vantaggio del Cesena. Azione in solitaria di Ceccacci, che fa tutto bene. Calcia con il sinistro, il portiere non trattiene, il più lesto di tutti. È il numero 11 Buso, che da pochi passi mette in rete il gol che vale il momentaneo 1-0 del Cesena sul Brescia. Siamo al terzo minuto del secondo tempo. Rivediamo la parte finale dell'azione con la galoppata da parte di Ceccacci, il tiro di sinistro, la risposta di Botti. Il più lesso di tutti è Buso, con il sinistro mette dentro il gol dell'1-0, prova a reagire il Brescia al ventesimo con Verde, fa tutto bene, poi attende l'arrivo da parte di Muzzi, palla sul fondo, occasione per il Brescia. Cesena al 28esimo ancora con Buso che fa tutto bene, poi una deviazione di un difensore, evita il tiro, poi arriva il gol del 2-0, il colpo di testa di Urso che libera Babbi. Il servizio in profondità per Buso che con il destro batte Botti per il gol del 2-0, del raddoppio del Cesena. Azione in velocità, partita dal rilancio del portiere, il colpo di testa di Urso e l'assist di Babbi per Buso. Rivediamo anche qui il replay con lo stacco da parte del numero 10 del Cesena, il servizio per Babbi in profondità, l'assist poi per Buso che parte in posizione regolare e con il destro a tu per tu con Botti non sbaglia per il 2-0. Al trentesimo prova il Brescia a tornare in partita, il cross al centro, il colpo di testa da parte di Verde, nulla di fatto. Al 37esimo arriva invece il gol, lo mette a segno direttamente Muzzi su calcio di punizione, il Brescia riapre l'incontro ad 8 minuti dal termine direttamente su calcio piazzato. Rivediamo anche in questo caso il replay con la trasformazione da parte del numero 10 del Brescia, Muzzi per il gol del momentaneo 2-1, Brescia che riapre le sorti dell'incontro. Nel finale prova il tutto per tutto per cercare il pareggio, il Cesena si difende con i denti e ancora Muzzi ci prova qui con il sinistro, la parata a terra di Saro ed è questa l'ultima emozione del match prima del triplice fischio del direttore di gara con il Cesena che batte il Brescia per 2-1 nel recupero del campionato primavera girone A.